ci sono due cortometraggi del concorso in proiezione e un evento speciale che è un cortometraggio fuori concorso. L'abbiamo tenuto fuori concorso non perché non ci sia piaciuto, anzi, ma perché è stato realizzato da due di noi, diciamo, da due ragazzi che hanno partecipato a Laguna Sud ed è stato coprodotto da Zalaco, quindi ci sembrava un po' un conflitto di interesse tenerlo in concorso. Vi presento gli autori dei cortometraggi di questa sera. Dante Albanese, vieni qui. Quasi, prego, un applauso. Con il corto Sabbia fine estate. Autore di Sabbia fine estate. Invece non è potuta essere presente Viola Scarpa del primo cortometraggio che vedrete, Tra due acque, che è originale di Pellestrina ma vive a Parigi e non è riuscita a liberarsi per venire, ma vi saluta. E sono con noi Sara Pigozzo e Enrico Meneghelli, che sono gli autori di Toxic Totem. Che è il corto fuori concorso, se non lo trovate non potete votarlo fuori concorso. Chiedo a loro due parole, se ci raccontate come è nato il corto che stiamo per vedere. Il corto che ho girato parte da una suggestione della mia città. Io sono di San Benedetto del Tronto, non so se qualcuno c'è stato in vacanza, e frequento sempre la spiaggia. E succede sempre questa cosa alla fine dell'estate, che tutti i turisti, anche i San Benedettesi stessi, abbandonano sulla spiaggia tutto quello che hanno usato durante l'estate, giocattoli, asciugamani, ombrelloni, e verso il 15 settembre, più o meno, tra il 15 e il 30 settembre, va via, tutti i turisti vanno via e rimane questa distesa di giocattoli sulla spiaggia, che sembra veramente un'installazione involontaria, però ha il suo veramente affascinante. E allora nel corso del tempo mi è venuto in mente di fotografare tutte queste cose abbandonate, e sono veramente, chi conosce le località estive, probabilmente succede anche a Chioggia, e vedrà tutti questi oggetti abbandonati da ogni singolo turista. Ed è una cosa particolare, perché ci parla di noi, parla dell'uomo e parla dell'assenza dell'uomo, di tutte le merci che consumiamo e che abbandoniamo così nel nulla, dei giocattoli che magari dei bambini hanno amato tanto, però appena avviene l'ultimo giorno di estate, inspiegabilmente vengono abbandonati così. E quindi ho fatto un video su questa cosa particolare che avviene ogni anno nelle località estive. Quando ci siamo andati ci ha affascinato questo luogo, ma soprattutto anche le persone che ci vivono. E abbiamo conosciuto questi ragazzi che sono diventati poi i protagonisti del cortometraggio, e abbiamo indagato un po' la loro vita, come vivono, come sono riusciti a comunque a rimanere in un luogo così isolato, e li abbiamo sentiti vicini, perché anche noi veniamo da una provincia veneta diversa ma simile, comunque ci sono delle somiglianze, nel senso che appunto essendo una provincia sia lontani sia isolati, e quindi abbiamo voluto appunto attraverso la loro storia raccontare un po' come si vive in provincia. Okay. Io aggiungo altro, vedrete subito dopo il lungometraggio, non faremo un'altra introduzione, se no non ce la facciamo più. Il lungo di questa sera è Ricordi di Valerio Mieli, è stato presentato l'anno scorso alla Mostra del Cinema alla Giornata degli Autori, ha vinto il premio del pubblico Biennale alla Giornata degli Autori, ed è uno dei film d'autore più interessanti dell'ultima stagione, per questo ve l'ho proposto. Perfetto, non andiamo oltre, partiamo con la proiezione. Buona visione, vi aspettiamo veramente da domani. Iniziamo anche con le letture a Palazzo Grassi alle 19 e poi con la doppia proiezione 8:30. Facciamo troppe cose, mi sono dimenticato di salutare, fatelo con un applauso, gli otto registi che stanno facendo un laboratorio di cinema documentario con la Chioggia. Sono venuti a tutti in Italia,
Italia per provare a raccontare che oggi è domenica, mostreremo anche loro. Buona visione, ci vediamo domani alle 7 a Palazzo Grassi con Gianfranco Bettini. Grazie.